Francesca, l'amica di Violetta, che in realtà è Lodovica Comello ed è italiana ed di San è Daniele. Ci tiene con furore, certo. Certo, di San Daniele. A Radio DJ stiamo chiacchierando un po' della sua esperienza all'estero e abbiamo pensato di aprire un po' le linee telefoniche ai nostri ascoltatori che vivono all'estero e ci vivono dall'estero. Per esempio Nicoletta, che è originaria di Granda, da Cuneo. Per cui insomma. Hola! Ciao! Ha 25 anni la Nicoletta, buonasera! Allora tu, nonostante i tuoi 25 anni, qui come la nostra Pischella in studio, ha già vissuto anche 2 anni in Cile. Ti è piaciuto? Yes. Sì, mi è piaciuto molto. La cultura sudamericana è fantastica. Tu sei andata a fare che cosa esattamente in Cile? Allora, quando ero ancora in Italia, ho lasciato l'università e ho deciso di partecipare ad un concorso che era indetto dal governo cileno che selezionava dei progetti innovativi e poi investiva dei soldi per farli diventare delle aziende. Quindi come da noi. Come succede da noi? Sì. Beh, però intanto da noi qualcuno è potuto andare. E magari pochi sanno che ci sono questo tipo di progetti e sono comunque occasioni per fare delle esperienze fighe. Tu con il fidanzato, conosciuto il primo giorno di università, vedi, va bene. Io ho conosciuto Rosanna Riggio il primo giorno che salutiamo. Ancora amiche, eh? Però è una cara amica, però lei si è sposata. Storia, sì, sì, lei si è sposata, infatti. E, siete partiti ancora insieme? Sì, siamo partiti insieme. Abbiamo deciso di lasciare l'università perché non ce la facevamo, eravamo troppo stufi, volevamo fare delle cose più pratiche, concrete, diciamo. Adesso abbiamo creato questo sito web e poi abbiamo provato appunto a entrare in questo concorso cileno e anche in 2 degli Stati Uniti, poi alla fine abbiamo deciso di andare qua in Cile e siamo rimasti alla fine lì per 2 anni e abbiamo creato la nostra azienda lì in Cile alla fine, adesso è ancora lì. Esatto, azienda di? È un sito internet che vende un servizio di marketing per fare pubblicità su Facebook e Twitter. Ah, okay. E adesso invece da 4 mesi siete a Londra, girovaghi, un po' più freddino, diciamo, forse? No? Sì, decisamente, soprattutto perché adesso è estate, come saprà bene Ludovica, esatto, giù in Sud America. Sì, quindi tutti gli amici postano foto di mare e cose che bello. Quindi cose tu mi puoi capire qua, quando io da là in pieno inverno vedo le foto degli amici e delle amiche in bikini al e mare, piango. Ascoltami, sì, adesso sì, però ve ragione ne state andando anche da Londra, mi sembra di capire. Quando scade l'affitto ripartite? Ma non, cioè io credo di sì, però in realtà non ne sono sicura. Vedremo nei prossimi mesi cosa ci riserverà. Ma nel caso dove andate? Non saprei, a me piacerebbe molto Berlino oppure mi piacerebbe andare in Giappone. Brava, io voto la seconda, Giappone tutta la vita. Fatemi un fischio se andate. Mi piace Carenza questa prospettiva che rovescia totalmente lo stereotipo dei giovani italiani che non si fermano davanti alle lingue e paesi. Ma per esempio tu invece, scusami Nicoletta, chiedo una cosa a Lodovica. Tu se dovessi vivere in un altro paese che non è l'Italia e non è l'Argentina, hai già comunque viaggiato abbastanza e ti sei fatto un'idea di un altro paese che ti piacerebbe avere come casa per un po'? Per un po'. Guarda, ho visto tanti posti, ma proprio da vivere. Il Sud America è bellissimo, mi si è aperta questa enorme finestra del Sud America e lo amo, ma forse da viverci è un po' complicato. E la Spagna è abbastanza simile all'Italia e ti potrebbe piacere, mi potrebbe interessare, sì. Berlino non con la Nicoletta? Berlino sì, sono stata a trovare mia sorella Ilaria che era in Erasmus e mi è piaciuta un sacco. Berlino è fantastico. Senti Nicoletta, ma continuate a fare lo stesso lavoro tu e il tuo fidanzato?
Sì, sì, in realtà io adesso sto lavorando da casa sempre su questo progetto. Certo. Mentre lui, visto gli affitti assurdi che ci sono a Londra, sta facendo anche un altro lavoro. Ok, vedi, bisogna farsi il mazzo, però mi sembra che hai fatto una bella vita. Nicoletta, ti auguriamo ogni bene, ogni meglio. Tanti baci. Ciao, Nicoletta. Ciao, bella. Grazie ciao. Per la grande. Compagnia. Ciao, siamo qua apposta, Nicoletta. Baci. Ciao. Alla prossima. Ciao. Cayman su Radio DJ, una puntata dedicata agli italiani all'estero. Vale, ci dici un attimo due dati sugli italiani all'estero? Sì, sono 4.208.977. Però. Italiano più, italiano meno, nel 47,9% dei casi si tratta di donne. Sì. E la maggior parte sono persone che hanno tra i 35 e i 49 anni. Ok. Ok, è un dato che cresce di anno in anno. Va bene, noi tra poco continuiamo a parlare con altri italiani all'estero, con Ludovica Comello che invece è in studio con noi, ma proprio tra pochissimo. Bene, 19.06, dicevamo, avete in mente Violetta, avete in mente Francesca la sua amica che poi è Ludovica Comello, bene, è in studio con noi. Poi diremo anche nello specifico perché sei in giro in questi giorni e a che cosa stai lavorando in questo momento. Nel frattempo però, approfittando del fatto che appunto tu sei un'italiana che è andata a vivere in Argentina, esatto, per realizzare appunto questa è la seconda edizione, quella che andate a fare? Terza. La terza. Adesso fate la terza stagione. Esatto. Ok. Diego è informatissimo. Ogni stagione quante puntate sono? 80. Buono, buono. E per quanto ci vuole di... a fare una puntata? In realtà non te lo posso dire perché non è che registriamo in ordine. Ah, ok. Registriamo, giriamo per convenienza, nel senso. La produzione ottimizza i tempi. Esatto. I costi. Però quanto ci mettete a fare 80 puntate? Una 9 mesi, è un parto. Ok, hai già due figli in praticamente. Esatto, due figli. Ok, Damiano ha 19 anni, è di Arezzo, ma da un mese e mezzo è a Oslo per l'Erasmus. Pronto? Pronto, Fina, ciao. Che macello. Ciao. Ciao. Ma dove sei? Si sente siamo a Oslo, siamo io e Francesca. Poi c'è anche una ragazza, Samantha, che viene dagli Stati Uniti qui. Ok. E Tim, un ragazzo dalla Germania. E poi c'è Francesca, che è l'altra tipa italiana. Beh, siete un bel gruppo, ragazzi. Vi salutiamo tutti. Tu sei lì a studiare economia internazionale. Sì. Si sente dalla voce che sei molto dentro al progetto dell'economia internazionale. Cioè, che è una cosa che senti proprio forte, no? Ah, guarda, è proprio di quelle cose che ti prendono subito, di quelle materie che ti piacciono immediatamente. Certo, sia vincente, ecco, non puoi dire che ti annoi. E però un stasera... certo, stasera partecipi a una cena universitaria. Sì, in pratica è ogni mese fanno una cena, tipo, l'università dove sono, e stasera c'è questa cena a base di zuppa, e perciò non so come andremo a finire. Come vuoi finire? Come vuoi finire, okay. Si beve da quelle parti zucca. Che levati, quindi bevi la cena, bevi il bere esatto. E viene da sé. E domani mal di testa. Che temperatura c'è a Oslo adesso? Cosa? Che temperatura c'è? Allora, oggi fa relativamente caldo, cioè proprio da dire che un grado fa caldo, ragazzi, vuol dire essere... un grado? Sì. Hai messo la maglia di lana, no, zia, sì. Sì, okay. È anche il cappottone che la mi fa la canottiera della salute? Michelin. Sì, come no. Dici come sei vestito? Ho il tipo dei chinos, dei pantaloni normali. Sì. Tipo quelle calze impermeabili da sci. Sì, certo. Ma perché così? Ma cioè, uno si veste così risente tutti i giorni. No, dico, il look ne risente un po' come stilosità. Sì, più facile in Argentina. A questa università dove sono è tipo ogni giorno una Milano Fashion Week. È proprio di quelli, i Bausch milanesi. Quindi tu sei tagliato fuori, Damiano, mi sembra di capire. Sei un po' l'ultima ruota del carro, amico mio. Amore. Tu vai in costume di carnevale tutti i giorni, buona. Sei sempre. Cioè. Ma sai cos'è? Lui è comunque appassionato di economia internazionale. Lui è lì per quello. Per quello. Ballerete stasera? No, credo di no, solo zuppa è un concerto così. Anche la Francesca, se almeno vi vuole dire ciao. Sì, passaci ciao. Anche la Franci. Ciao, di dove sei tu? Io sono di Varese. Molto bene. E che cosa studi? È una bella domanda. Studio economia ambientale, economia e politiche dell'ambiente. Ragazzi, a Torino studio. Che giusto. E ci siamo ritrovati qua io e Damiano. A ripassare, a ripassare. Ripassano. Come sei vestita te? Ma io leggi vestitino
Golfino Rosa e i vari perfetti. Puoi prestare qualcosa a Damiano, che secondo me stasera fa una figuraccia, per piacere. Prestagli un leggings tu. Esatto, al posto delle calzine. Le calzine, no, no, i miei calzini sono normali, io ho abbastanza caldo qua. No, prestagliele a Damiano delle cose, che mi sembra un po' più sfornito. Non ha niente. Ragazzi. Comunque, ragazzi, vi faccio dire soltanto ciao dai due ragazzi. Va bene. Dai, facci dire. Vai. Tanto sarà carino. Hi. Bene. Hi. Ciao. In panico in questo. Ragazzi, divertitevi e fate tutto quello che faremo io, Diego e la Vale. Ecco. E ho detto tutto, ok? Ciao Damiano. Ciao. Proprio lei, nel senso, non è neanche Francesca, questa è proprio Lodovica Comello. Sì, davvero. Dal cast di Violetta, che ha fatto un disco, si chiama Universo, questo è il singolo che stai portando in giro. La cosa che è molto carina è che, appunto, stiamo parlando di una nostra connazionale, appunto Lodovica Comello, e il disco è tutto in spagnolo. E grazie a questo progetto di Violetta in generale, un botto di ragazzini italiani se la cantano a squarciagola in spagnolo. È e vero. Stanno abituandosi a delle sonorità, esatto, che non sono più quelle semplicemente magari dell'inglese. Esatto, no? Esatto. Ma sai quanti proprio su Twitter
scrivono sto imparando lo spagnolo grazie ai testi delle mie canzoni. A parte la velocità di apprendimento poi dei pistelli che noi ormai...